stabilità, pace, sviluppo economico e sociale. Questa è la realtà del Ghana, letteralmente re guerriero, sosta dal 5 al 10 marzo della campagna al sistema Paesi in Movimento intorno al continente africano, condotta dal 30° gruppo navale della Marina Militare. Approdato a Tema, importante hub portuale a 25 km da Accra, con due delle sue unità navali, la portaerei Cavour e la rifornitrice Etna. Casa di oltre 100 gruppi etnici e di 47 lingue locali, secondo produttore mondiale di cacao, terra fiorente ricca di giacimenti, tra i maggiori produttori di oro, diamanti, bauxite e manganese, il Ghana non è mai caduto nella piaga delle guerre civili e religiose e rappresenta oggi un modello virtuoso di governance in una regione, quella del Golfo di Guinea, tormentata da conflitti regionali e dalla mancanza di sicurezza. In Ghana non aveva mai attraccato una portaerei e quindi anche solo per questo motivo il vostro arrivo ha suscitato una grande curiosità. C'è interesse più sostanziale volto a rafforzare le relazioni bilaterali in genere, ma soprattutto quelli tra le due difese e incrementare la cooperazione tra le due marine. Dialogo e amicizia alla base delle giornate ghanesi del 30° gruppo navale, posto sotto il comando dell'ammiraglio di divisione Paolo Treu, da visite reciproche tra alte cariche istituzionali civili e militari, tra cui il ministro della difesa Mark Woyongo, ad iniziative di assistenza sociale e sanitaria da parte di equipaggi delle navi, con interventi di ristrutturazione a scuole in stato di precarietà e delle fondazioni Onlus Francesca Rava e Operation Smile, sostenute dal personale della Croce Rossa italiana, che hanno ricevuto un riconoscimento alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia in Ghana Laura Carpini per gli importanti traguardi raggiunti dall'inizio della campagna navale. Oltre 2000 visite oculistiche per più di 500 occhiali donati e 100 bambini operati al volto per ricostruire i sorrisi di piccoli pazienti affetti da deformazioni di bocca, naso e palato. 14 quelli operati a Tema, per i quali sono giunti i ringraziamenti ufficiali del ministro della salute Hanni Sherry Ayeti nel corso della visita al gruppo navale. In Ghana abbiamo raggiunto il 100° bambino operato e esattamente in 15 giorni di attività chirurgica. Per noi è stata un'opportunità enorme perché abbiamo trovato personale infermieristico della Croce Rossa, un ospedale straordinario, una comunità data dalla Marina Militare di livello umano e tecnico eccezionale. Il sorriso è qualcosa che dura soltanto qualche secondo, ma invece questo sorriso continuerà per anni, decine di anni, perché avete dato un futuro a questi giovani, perché tante volte i bambini qui in Africa devono sopportare il peso del giorno e se sono handicappati è ancora peggio, c'è la derisione, sono messi a parte. Voi avete permesso a loro non solamente di avere di nuovo coscienza della loro dignità umana, ma anche di entrare di nuovo nella società. Io sono stato molto molto felice di essere con voi oggi. Una sosta apprezzata anche per la partecipazione al giorno della festa per l'indipendenza, sancita il 6 marzo 1957, di un paese oggi in primo piano nello sviluppo della cooperazione internazionale e terra natia di uno dei suoi principali interpreti, Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite e ispiratore del panafricanismo, a cui è intestato uno dei centri di formazione più prestigiosi per l'operazione di peacekeeping, presente a bordo della portaerei italiana con una delegazione internazionale per una conferenza sulle attività della Marina Militare Italiana nelle operazioni di pace. Una pace che va tutelata con obiettivi comuni, alleanze diplomatiche e strategie militari volte alla difesa della stabilità e della sicurezza, attraverso le attività di capacity building, come espresso dal Presidente della Repubblica del Ghana, John Mahama, ospite a bordo della portaerei italiana per una dimostrazione operativa in mare di tutti gli assetti del 30° gruppo navale. Sono orgoglioso di questa attività con la Marina Italiana e penso che sia un ottimo esempio di condivisione di conoscenze. Noi viviamo in un mondo globalizzato in cui quello che avviene in una parte del mondo ha conseguenze importanti su molte altre parti del globo. Il Ghana è in una fase di ascesa economica molto rapida. Veicoliamo sempre più il traffico marittimo commerciale nei nostri porti, ma qui, nel Golfo di Guinea, il rischio di attività criminali è una realtà da contrastare. Confrontarci con esperienze come quella della Marina Italiana nella lotta alla pirateria ci aiuta a sviluppare capacità proprio in questa direzione. Sono rimasto molto impressionato dalla capacità professionale della Marina Italiana ed è stata un'esperienza fantastica. I nostri marinai sono stati molto contenti di partecipare. È davvero bello vedere persone che, pur venendo da diverse parti del mondo, quando si incontrano si capiscono il volo e parlano la stessa lingua. I'm
launched that a few days here in our... Sono sicuro che in questi giorni nelle nostre acque avete sentito tutta la nostra amicizia e voglio dirvi che sarete sempre benvenuti, che ci auguriamo di ricambiare presto la visita con la nostra marina in Italia. E che saremo molto felici di rincontrarvi. Nel corso della sosta anche la ricorrenza del giorno dedicato alle donne, 8 marzo, particolarmente sentito in questo paese, considerato tra i più liberi e avanzati per libertà di stampa, maturità politica, processi democratici. Sono molto contenta di trovarmi proprio in questa circostanza oggi a parlare della festa della donna a bordo di una nave, nell'equipaggio della quale tra l'altro sono presenti delle professioniste valide e un po' anche pioniere. La situazione in Ghana dal punto di vista delle questioni di genere è, direi, abbastanza buona da un punto di vista delle leggi. Esiste un ministero di genere, Ministry for Gender, Children and Social Protection, e la titolare del dicastero è una avvocatessa. Perseguire la parità di genere a tutti i livelli significa fare il bene della società. Le nostre società hanno rinunciato a troppi talenti inespressi. Il fatto di poter contare sulle risorse di uomini e donne credo che sia a vantaggio di tutti.